Buongiorno e bentrovati dal TG Flash. Si è svolto questa mattina il viaggio speciale della Litorina tra Ceva e Ormea. Un'iniziativa importante che ha l'obiettivo di far rinascere questa storica linea ferroviaria con scopi turistici. Sentiamo. Ecco, fondazione che si occupa intanto di che cosa? Si occupa di un immenso patrimonio storico fatto di centinaia di carrozze antiche, di locomotive, di littorine, che sono il mezzo ideale per ripopolare una rete chiamata a scarso traffico, ma che oggi può essere ricaricata di flussi e di traffico nuovo, quello turistico. E quindi cosa c'è di più bello di tornare nell'alta valle del Tanaro, come nelle Langhe, come nella valle dei Templi di Agrigento, dall'altra parte dell'Italia, se non a bordo di una bella carrozza d'epoca e gustarsi il viaggio come esperienza stessa del turismo. Questo fa la Fondazione delle Ferrovie e la presenza oggi a Ormea, in questo angolo marginale della rete, fa sì che ritorni all'attenzione anche questo patrimonio immenso di binari e di manufatti che non può essere assolutamente abbandonato. Assessore regionale del Piemonte al turismo Antonella Parigi, siete i primi a scendere da questo treno che ritorna qui ad Ormea. Non solo avete fatto un percorso interessante dal punto di vista turistico, la ripresa. Questo è un progetto dell'assessorato al turismo che da sempre ha visto nella rimessa in funzione della linea e naturalmente nella riqualificazione delle sue stazioni il punto da cui far ripartire la valle e naturalmente valorizzare la vocazione turistica presente in questa valle, che è una valle molto bella e incontaminata, con tantissime anche opportunità promozionali che vanno dalla gastronomia all'artigianato, al valore del paesaggio, alla sua cultura. Quindi è una scommessa che questo assessorato ha portato avanti, naturalmente con la collaborazione di tutti i sindaci e con la Fondazione delle Ferrovie e naturalmente con il nostro assessorato dei trasporti, quindi una scommessa, un gioco di squadra per ridare, come dire, fiato a una valle che ne ha bisogno. E queste erano le primissime interviste che ci sono giunte da Ormea tramite internet. Questa sera vi proporremo un servizio approfondito su questa particolare iniziativa. Andiamo avanti con il telegiornale. La polizia di Imperia ha intercettato e identificato il 27enne, il quale alcuni giorni fa in zona Caramagna era stato segnalato al 113 da un passante. Secondo quanto riferito dal testimone, il giovane portava con sé una pistola del tutto simile a quelle in dotazione alle forze dell'ordine. Dopo averlo riconosciuto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovando una pistola giocattolo, presumibilmente quella utilizzata dall'uomo al momento della segnalazione. La pistola, del tutto innocua e priva di alterazioni, è stata attentamente ispezionata e analizzata dalla polizia scientifica. L'intervento, conclusosi con l'individuazione del giovane, conferma il livello di attenzione ed il massimo impegno profuso quotidianamente dalla Polizia di Stato. Cambiamo argomento, novità in vista per le scuole liguri. Il Consiglio regionale ha infatti approvato il piano di dimensionamento scolastico ed il piano dell'offerta formativa, modifiche anche per alcuni plessi degli istituti di Imperia e Savona. Sentiamo. Sono stati approvati dal Consiglio regionale il piano di dimensionamento scolastico ed il piano dell'offerta formativa. I documenti avevano già passato l'esame della Giunta lo scorso 15 gennaio. Le modifiche riguardano le sedi e plessi per diversi istituti scolastici in tutte le quattro province liguri, comprese quindi quelle di Imperia e di Savona. Per quanto riguarda l'imperiese, è previsto lo spostamento della sede del Centro Permanente Educazione degli Adulti dell'Istituto Comprensivo Arma a Taggia nella sede dell'Istituto Comprensivo Boine di Imperia a partire dall'anno scolastico 2016-2017. In provincia di Savona, invece, verrà attivata una nuova sezione di scuola dell'infanzia alla Astengo, mentre ad Andora è prevista l'apertura di una sezione staccata della scuola secondaria di primo grado Benedetto Croce nella sede della scuola Libero Badarò di Via dei Ca. Ad Albenga è infine prevista l'attivazione di una sezione di liceo musicale al liceo Giordano Bruno. Per quanto riguarda invece il piano dell'offerta formativa, all'Istituto Ferraris Leon Pancaldo di Savona è prevista l'aggiunta di una serie di opzioni all'articolazione conduzione del mezzo, conduzione del mezzo navale e conduzione di apparati e impianti marittimi.
Ieri mattina la quarta elementare della scuola Gianni Rodari di Via Pastore a Bordighera, con 22 bambini, ha fatto visita alla caserma del Comando Compagnia Carabinieri. L'iniziativa fa parte di una serie di incontri sulla legalità che ogni anno vengono realizzati dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con le varie scuole di ogni ordine e grado. I bambini hanno potuto vedere da vicino come lavora la centrale operativa, le auto del pronto intervento e il laboratorio dove vengono effettuati i fotosegnalamenti. Numerose sono state le domande sui RIS, le indagini scientifiche e su come opera in generale l'Arma dei Carabinieri. La giornata di ieri segue una serie di conferenze che l'Arma locale ha tenuto nell'istituto, dove sono stati trattati diversi temi, quali anche quello del bullismo. E Sanremo si sta preparando alla settimana più attesa dell'anno, quella del Festival della Canzone Italiana. Non mancherà anche quest'anno una serie di eventi collaterali organizzati in città. In programma concerti e incontri che per questo 2016 sono stati coordinati dalla Fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ai nostri microfoni sentiamo il direttore generale Paolo Maluberti. Si avvicina il Festival di Sanremo e si avvicinano anche gli eventi collaterali in città che quest'anno vi vedranno protagonisti. In che maniera? Siamo organizzatori di queste collaterali in Piazza Colombo. È stata una volontà espressa dal Comune di Sanremo nella persona del sindaco e dell'assessore Cassini. Hanno voluto affidare a noi, che siamo anche gli organizzatori di Area Sanremo, questa bella iniziativa che vedrà presenti sul palco di Piazza Colombo il lancio di Area Sanremo e uno spazio particolare a quelle realtà musicali, quelle rassegne musicali che ci sono oggi a Sanremo, che ormai hanno anni di storia, uno è il Tenco, Hawkins e Casbah, ma possiamo spaziare anche per quanto riguarda il discorso jazz e zazzarazzà. A loro daremo tanti minuti di ascolto e di visione, potranno far eseguire i loro musicisti, ma anche lanciare le rassegne che faranno durante l'anno. Questa importante iniziativa si è potuta fare grazie anche alla collaborazione, alla sponsorizzazione della SIAE nazionale, che ha voluto partecipare a questa iniziativa. Lo slogan è Sanremo, città della musica. Faremo anche in quei giorni un convegno dedicato particolarmente ai giovani, perché poi i fruitori di questa operazione saranno particolarmente i giovani, anche se tutti i cittadini di Sanremo, non solo, potranno vedere questi concerti, che saranno concerti dal vivo in Piazza Colombo. Ricordiamo le giornate e gli orari. Da martedì della prossima settimana, quindi settimana del festival, dalle 16 alle 19.30, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. E di festival e dell'Orchestra Sinfonica parleremo questa sera alle ore 21 nella nuova puntata di A Tutto Ponente, con ospite in studio appunto Paolo Maluberti. A seguire poi prevista invece la nuova puntata dell'Irriverente. E torniamo ora con le nostre telecamere a Gotha, dove il nostro editore, il cavalier Francesco Zunino, ha incontrato l'ex sindaco e attuale consigliere comunale di Pigna, Renato Borfiga. In questo servizio si parla dell'importanza e della valorizzazione del dialetto. Sentiamo. Io voglio dirti ancora una cosa. Questo è un piccolo rimprovero che ti faccio, che magari tu avrai dei scusanti. Avete abbandonato la cosa più bella che c'era a Pigna, la commedia dialettale, il nostro dialetto, che un giorno vorrei far sentire parlare in pignasco schietto alla gente, perché è un dialetto particolare, non si riprende più. Qui caro Francesco, metti il dito nella piaga, non l'abbiamo abbandonato noi abbiamo una compagnia filodrammatica, così chiamata, di San Michele, che esiste ancora, tuttora, non si è assolutamente sciolta, ma non possiamo fare niente perché questo bellissimo comune che abbiamo non è in grado, non vuole, non è che non è in grado, non ci dà neanche più il minimo vitale per poter... Quasi neanche più la piazza. Niente, ma neanche la piazza, non vengono a vedere le nostre rappresentazioni. Hanno fatto di tutto e di più per affossare il Festival della Poesia e Commedia in Temeglia, che esiste da più di 40 anni. E questa gente qua, invece che fare gli amministratori di un comune, dovrebbero fare neanche gli amministratori di un asilo nido. Non sono neanche in grado di amministrare casa loro. E si arrogano il fatto di amministrare un comune come Pigna, che ha delle realtà eccezionali e che ormai non le conosce più nessuno. Naturalmente qui ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno, o si prende veramente delle decisioni, ognuno ai suoi livelli, ognuno per quello che può veramente fare, o diversamente
qui l'abbandono sarà completo e definitivo, no? No, io non sono pessimista, ma io sono realista, che la cosa è diversa, e nella realtà bisogna che ognuno per quello che può fare intervenga. Io ringrazio chiaramente Imperia TV, che non da adesso ma da anni, ancora da quando io ero sindaco a Pigna, ci ha contribuito per fare servizi interessanti, per valorizzare per quello che poteva fare il nostro territorio, ma chiaramente solo Imperia TV non è che possa fare miracoli. Dietro i vostri reportage, le vostre denunce anche, bisogna che chi ha la possibilità di intervenire intervenga, perché qui fino adesso l'intervento è meno che zero. Ed è tutto per il TG Flash, vi ricordo che i servizi e i nostri speciali, oltre che le notizie della giornata, li potete trovare anche sul sito internet www.imperiatv.it e sui nostri profili su Facebook e su Twitter. Grazie a tutti per il cordiale ascolto, arrivederci.